Jeep quest'anno si festeggia il 10° anniversario di un mito, la Jeep Wrangler nella versione Rubicon. Che cos'è la versione Rubicon? La più dura e pura del listino, quella che ha il doppio bloccaggio alle differenziale, anteriore e posteriore, quella che soprattutto ha un sistema che libera la barra stabilizzatrice anteriore per avere più escursione e più trazione nel fuoristrada più impegnativo. Noi crediamo naturalmente alla parola di Jeep, cioè che sia dura e pura, ma auto fuoristrada si sa, è curioso. E allora siamo venuti qui, nel Pesarese, a Monte Coppiolo, nella patria del trial, dove si fa l'Euro Trial 2013, l'off-road più duro e più tecnico d'Italia, perché vogliamo mettere una contro l'altra la nostra Jeep e la macchina del 9 volte campione d'Italia di trial, che naturalmente è un prototipo ed è piuttosto divertente. State lì perché sarà un bello scontro. Ed ecco qui Primo Brandi col suo diabolico coupé. Primo, vieni. Come stai? Ciao. Ciao. Allora ragazzi, eccovi il nostro sfidante. Questa è la macchina con cui tu hai vinto tantissime prove del campionato trial. Tante, in tanti anni. Una macchina quasi inarrestabile. Sì, mi piace pensarla così. Ok, quali sono i suoi segreti? Che cosa c'è sotto il cofano? Sotto il cofano c'è un motore Chevrolet derivato da una Corvette con 380 cavalli. 380 cavalli e noi ne abbiamo 200 con 4 cilindri diesel. Vabbè, diciamo che potremmo essere un po' perdenti, però vediamo. Sulla carta. Sulla carta. Le ruote, ho visto che tu giri in uno spazio ridottissimo. Sì, come mai? Ho 4 ruote sterzanti e sono sterzanti la sella anteriore indipendente dal posteriore, quindi posso sterzare in un fazzoletto, posso andare a gambero, posso andare anche dritto però. Giusto, a gambero, avete sentito, noi andiamo ad Aragosta, secondo me, lui va a gambero, facciamo un'insalata di mare. Poi la trazione, hai una trazione pazzesca tu. La trazione, ho il bloccaggio sulla sella anteriore, bloccaggio sulla sella posteriore, bloccaggio del differenziale centrale. Basta. Di più non se ne possono mettere. Vabbè, noi vi abbiamo già detto quali sono le nostre armi. Bisogna essere un po' folli per fare questa sfida, però andiamo perché noi siamo qui apposta per provarci. Sei pronto? Prontissimo. Vai, che vinca il migliore. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Facciamo fatica a stare dietro, diabolico coupé, e non è che l'inizio. Adesso ce l'abbiamo fatta! Dormito, no? Va bene.
ragazzi, però non vale vincere così, ci piace vincere facile. Venite a vedere che cosa è successo. Primo, raccontaci l'inconveniente. Cattiva manutenzione. Allora è colpa tua, un campione che fa cattiva manutenzione. È colpa mia. Probabilmente se non si è serrato bene un dado e si è allentato. È stato via e si è liberata la sospensione. Niente di grave. Però noi ci sentiamo un po' dei bari, perché come se avessimo giocato al tavolo da poker un po' barando, perché io non volevo dirtelo, ma te l'ho smollato io quel bullone. Lo stavo quasi pensando. E d'altro canto devo trovare un modo per vincere. Ti piace vincere facile. Mi piace vincere facile. Va bene, dai. Pazienza. Però ragazzi, finché è andato qui il diabolico coupé, ce le ha suonate di santa ragione, mi spiace dirlo, ma non c'è storia. Va bene. Vincitore, morale. Primo col suo diabolico coupé, vincitori però, perché è uscito di scena lui, noi. Ma ragazzi, nella vita ci vuole anche il culo. È stato bello lo stesso.